Ciao ragazzi, oggi ci troviamo qui a Gressoney, La Trinité, giusto? Qui siamo a Sì, qui Staffal. siamo già alla località Staffal, si chiama questo posto, praticamente al fondo della valle di Gressoney, dove ci sono tutte le partenze delle funivie. Infatti qua c'è la partenza della funivia per la Bettaforca. Adesso giriamo. La nostra meta di quest'oggi saranno le sorgenti dell'Iss. Ora ci incamminiamo, dobbiamo cercare il sentiero numero 7. Ecco, stiamo salendo sul sentiero 7 che si congiungerà poi con il 7C. Come vedete siamo sulla destra del torrente Liss e stiamo percorrendo questo sentiero che per il momento come attacco è molto tranquillo. E siamo in mezzo ai prati, guardate quanti fiori, bellissimi. Là sotto c'è il nostro torrente, guardate il colore dell'acqua è verde, cioè proprio acqua glaciale, proprio di scioglimento dei ghiacciai. Bene, proseguiamo. Ciao. Abbiamo superato il primo balzo roccioso, quindi qua ci troviamo già sopra la valle. Ecco, guardate lassù il ghiacciai del Rosa. E finalmente il nostro Steu, e l'abbiamo raggiunto! Perché lui va sempre troppo veloce, noi non ce la facciamo a raggiungerlo. Ciao Steu! Ciao. Ciao ciao! Ciao. Ecco, più si sale e più ci avviciniamo al cospetto dei grandi ghiacciai. Ecco, li vedete laggiù. Davvero molto bello. Il sentiero comincia a essere un pochino più ripido, però tutto sommato è abbastanza facile, come vedete. È come un'immensa scalinata ed è anche ben tracciato, devo dire, ben fatto. Voilà. Là sotto il nostro fiume, il nostro torrente Liss. E lassù in alto c'è anche un alpeggio lassù, sperso tra le cime. Ok, eccoci, siamo arrivati al bivio. Da qui si possono fare diverse cose. Si può arrivare là sopra, Punta Altaluce. C'è della gente che cammina lassù. Noi invece prenderemo questo sentiero di sinistra, eccolo qua, che ci porta infatti alle sorgenti dell'Iss. Benissimo. Allora, dirigiamoci, ecco, lassù. Guardate, il ghiacciaio ci aspetta, il ghiacciaio ci aspetta. Boh, proseguo. Eccoci arrivati al tratto attrezzato con le corde. Adesso cerchiamo di arrampicarci. Oddio, si può anche salire normalmente. Uissa. Ecco una vera e propria salita verso il cielo. Ragazzi, qui siamo proprio sul bordo della morena. Ecco. Bau bau! Hai fatto bene, io mi sono fermata a chiacchierare un po' giù. Quello della morena. Il sentiero è molto ripido. Molto molto esposto perché qua siamo proprio sul bordo, però è spettacolare, bellissimo. E ci stiamo avvicinando sempre di più alle sorgenti. Sì, qua siamo proprio sul filo della morena. Guardate che meraviglia! Laggiù ci sono le due lingue del ghiacciaio. Ecco. Là sotto le vere e proprie sorgenti dell'Iss. Che appunto, eccolo, si scioglie e nasce là sotto. Ecco. Adesso andiamo ancora un pochino avanti perché qui veramente merita, merita. Ecco là sotto la meraviglia. Eccoci qua. Ragazzi, ma che spettacolo! Davvero impressionante. Ecco, ed ora ultimo pezzo di arrampicata. Qui ci stiamo veramente arrampicando sulla vetta del mondo. Beh, diciamo del Monte Rosa, dai. Ecco, dobbiamo arrivare là sopra, poi da lì dovremo vedere un bellissimo panorama sui ghiacciai. Ad opus. Eccoci, ultimo tratto. Voilà, eccoci qui. Qui siamo proprio nel mezzo della morena. Forse provare ad Allora. andare lì sopra o fermarci qua. Ah, vabbè, visto che siamo qui, diavolo. Ormai ho fatto 30, ho fatto 31.
Che meraviglia! Sì, grazie, un goccino lo prenderei volentieri. Wow, che bello! Un goccino d'acqua, cosa avete capito? Eccoci, adesso ci siamo fermati, Siamo sul centro della Morena, centro della Valle dell'Iss, attorniati da quello che resta dei grandi ghiacciai. Guardate qua, ecco. Il ghiacciaio dell'Iss sarebbe questo qua davanti, questo, eccolo. E lassù, non so se riuscite a vederlo, ma è proprio sulla cresta, ecco qua, c'è una capannina. Ecco lì, quello è il rifugio Quintino Sella, che si raggiunge sempre partendo da Staffal. Bisogna prendere la funivia chiamata della Bettaforca e poi si arriva a quel rifugio. Per arrivarci in uno di quei punti lì dove vedete la cresta, c'è addirittura un ponticello sospeso. Adesso qua non si vede perché ci vorrebbe un teleobiettivo super. Quindi è anche una bellissima gita quella, è da fare, molto panoramica ed è chiaramente un po' difficile per escursionisti esperti, insomma bisogna essere un po'... Tu eri andato, vero? Sì, sì. Il nostro Steu, alpinista, chiaramente lui c'era stato. E l'hai trovato difficile? No. No. Quindi diciamo che con un po' di buona volontà forse possiamo farlo anche noi. No, lì l'unico problema andare è che devi essere veloce a beccare gli impianti al ritorno, sennò... Ah già, hai ragione, non ci pensavo. Quindi bisogna partire molto presto al mattino, died a thousand times.